Funziona, sì, perfetto. Sì, in effetti si parlava prima con Anna Benedetti, che ringrazio, che usa sempre verso di me delle bellissime parole che probabilmente non merito. Almanacco può sembrare effettivamente qualcosa anche di riduttivo, tutto sommato, invece io non credo. Perché, dunque. Ora dirò alcune cose così che ho maturato riflettendo mentre leggevo il libro di Eugenio. Permettetemi di chiamarlo per nome perché ci conosciamo talmente da tanto tempo che sarebbe ipocrita o darsi del lei o far finta di essersi conosciuti da poco. Infatti io. Tra l'altro, riflettendo su quello che si poteva dire in un momento particolarmente delicato e doloroso per Firenze, che ha vissuto proprio la settimana scorsa una storia terribile che non si può ignorare, che non si può dimenticare soprattutto, ho trovato anche invece particolarmente significativo leggere queste pagine alla luce dei fatti che sono avvenuti recentemente, perché queste pagine che ha scritto Eugenio nel libro ripercorrono la storia della città facendoci conoscere meglio e in modo sintetico un passato che no, ha nobilitato la storia di Firenze e che è testimonianza del senso civico, dell'educazione, dell'accoglienza, di tutti i valori più importanti di cui questa città è capace, è stata capace nei secoli, dai valori della resistenza, dai valori umani interpretati da personaggi importanti come La Pira e come tanti altri, come scrittori, artisti, anche andando in là nei secoli. Quindi, siccome la storia della città aiuta a capire anche i fiorentini, aiuta a capire quello che viviamo oggi, aiuta a capire come Firenze nei secoli è arrivata a noi, aiuta a capire anche i tesori e le bellezze di cui siamo diventati in qualche modo custodi e che dovremo tramandare ai nostri figli, ai nostri nipoti intatti, aggiungendoci anche del nostro. Insomma, aiutano a riflettere su Firenze. Ci sono tante storie in questo libro. Storie che abbiamo vissuto nell'ultimo secolo, nella seconda metà del Novecento, storie che non fanno passare in secondo piano nemmeno le polemiche che ci sono state. Pensavo, ho trovato giorno per giorno, sfogliando, l'inaugurazione della tranvia, per esempio. E l'inaugurazione della tranvia ovviamente ci fa venire a mente tutta la polemica che c'è stata negli anni scorsi per la realizzazione di questa opera, che è stata una delle poche opere realizzate negli ultimi 50 anni. E anche questo viene fuori, e anche questo ricorda, soprattutto ricorda a me che cronista. Che ha conosciuto negli ultimi 20 anni, negli ultimi 30 anni, tutte le pene di Firenze, le pene per quello che non è riuscita a realizzare, le pene per i ritardi che ci sono stati nella realizzazione dei grandi progetti. Pensavo, per esempio, si parla qui del Palazzo di Giustizia. Il Palazzo di Giustizia, se non ci fosse stata la famosa telefonata di Occhetto nel 1989, si sarebbe dovuto realizzare molto, molto tempo prima e comunque sia ancora non è stato inaugurato. Quindi qui c'è anche la storia del Palazzo di Giustizia, c'è talmente, non so, se noi lo sfogliamo, se voi lo sfogliate, vedrete che vi ricorderete di fatti e di episodi significativi di cui magari vi eravate dimenticati. Me ne ero segnati alcuni, ma non so, per esempio,
emergono anche dei personaggi, giustamente Eugenio le ricorda in questo libro, che sono stati ingiustamente messi da parte, tipo Vasco Pratolini. I nostri giovani dovrebbero leggere questo libro, dovrebbero leggere semplicemente per conoscere aspetti e storie di questa città che gli aiuterebbero a capirla meglio e a capire meglio l'indole dei fiorentini. Dicevo, Vasco Pratolini, per esempio, è uno dei personaggi che spesso sono dimenticati e che invece ha raccontato nei suoi romanzi, dal quartiere alle ragazze di San Frediano, a Metello, gli aspetti e le storie minime di Firenze, di una certa Firenze che ora è dimenticata. Si parla della Firenze degli anni 30, si parla della Firenze dell'immediato dopoguerra. Quindi è una Firenze che vale la pena ricordare, veramente si capisce attraverso personaggi come Pratolini com'era la città di 50, 60, 70 anni fa. Ho trovato con vero piacere anche il ricordo di un personaggio che magari molti di voi lo conosceranno, di sicuro lo conosceranno, ma i più giovani sicuramente non sanno neanche chi sia, Odoardo Spadaro, che è una delle grandi di questa città che è stato dimenticato. E ho un'età comunque non così giovanissima come sembra, e quindi ho conosciuto, non Odoardo Spadaro, ma ho conosciuto un po' della sua stagione, e allora mi ha colpito il fatto che poi non sia stato mai ricordato come invece si dovrebbe. E Spadaro, secondo me, si lega a Firenze in un modo molto molto stretto, e quindi meriterebbe certamente un, che ne so, questo magari Eugenio ce lo potrà anche dire, perché Spadaro, visto che Eugenio è stato amministratore, è amministratore da tanto tempo, come personaggio come Spadaro siano stati in qualche modo, non dico accantonati, ma poi ci manca, mi pare, salvo qualche piccolo sforzo qualche anno fa, mi ricordo, proprio in seguito a delle polemiche, a delle che anche noi come la nazione si sollevò in qualche modo una sorta di denuncia perché Spadaro non veniva ricordato degnamente, con un festival, non lo so, delle pubblicazioni, con degli incontri, con delle mostre fotografiche, per esempio, sugli anni di cui Spadaro era protagonista della musica leggera, della commedia all'italiana. Poi altri temi, ma pesco così, cioè, si parla anche di Fiorentina, non a caso, d'altra parte qui si entra nell'attualità perché Eugenio Giani, come sapete, è del consiglio di amministrazione della Fiorentina da poco, e quindi la Fiorentina, che rappresenta comunque un patrimonio di Firenze e che quindi non poteva mancare con la sua storia passata e con la storia presente, cioè quella che è cominciata dopo il fallimento della vecchia Fiorentina di Cecchi Gori e la nascita della Florenzia Viola, della quale Eugenio è stato uno dei padri fondatori nel 2002. Tra l'altro, quando leggendo il libro e pensando all'autore, a me viene a mente un vecchio personaggio di Firenze, un altro di quelli in qualche modo non dimenticato, ma comunque che bisognerebbe ogni tanto tenere a mente, che è Piero Bargellini. Perché Eugenio in qualche modo, a me sembra, ne raccolga un po' l'eredità. Ne raccoglie l'eredità perché è veramente un archivio della storia della città. È un po' il partigiano delle tradizioni e della cultura fiorentina, Eugenio. Ma non lo dico per piaggeria, perché veramente è un piacere quando ci troviamo a qualche incontro pubblico nel quale sì, magari abbiamo di fronte anche degli ospiti stranieri, e lui parte e comincia a raccontare la storia di un pezzo di Palazzo Vecchio, oppure a seconda di dove ci troviamo. Una volta mi ha portato
dopo eravamo stati insieme, non mi ricordo a quale pranzo, mi ha portato a Piazza del Duomo e mi ha fatto vedere come sulla facciata del Duomo, poi magari se ce lo racconta è una cosa particolarmente curiosa, ci siano intarsiati i nomi delle famiglie di Firenze che hanno contribuito con il loro contributo alla realizzazione della facciata del Duomo. Una cosa che a chiunque di noi penso sfuggirebbe, perché quindi ecco, voglio dire, proprio il depositario di questa della storia di Firenze, uno dei pochi, forse non so se la massima espressione, però mi ricorda Bargellini poi anche per un altro fatto, perché Bargellini ha fatto l'assessore, poi ha fatto il sindaco, poi è stato in qualche modo fagocitato dalle guerre di partito. Ecco, Eugenio, che perché Bargellini non era un politico e quindi era esposto a questi giochi che non sapeva in qualche modo prevedere e dai quali non sapeva difendersi, e mentre Eugenio è un politico accorto. Io non credo di dire una cosa offensiva tra virgolette se dico che sei di lungo corso, però nonostante la giovane età, di lungo corso perché insomma ha attraversato quest'ultima stagione politica e l'ha attraversato da amministratore e posso dire da cronista, perché l'ho seguito appunto negli ultimi anni, da amministratore molto oculato, trasparente, che è quello importante, soprattutto un amministratore che ha ascoltato sempre tutti, e questo è una cosa, e in questo viene legato anche a Bargellini, che era uno che durante l'alluvione si metteva gli stivali, nei giorni dell'alluvione andava nella melma in Santa Croce, non soltanto a spalare con i fiorentini che erano in quel momento in difficoltà. Ce lo vedo in una situazione, speriamo non si ripeta, ma comunque purtroppo le situazioni di difficoltà ce ne sono tante. Quindi ecco, penso che forse dico una bestialità dal punto di vista politico, ma io dal punto di vista politico me ne rendo conto, ma io l'avrei visto bene come candidato sindaco e lo vedrei bene come sindaco di Firenze per quello che rappresenta. Poi magari io ti auguro di diventarlo, forse i giochi politici sono talmente strani che non vanno a premiare i meriti di una persona, le qualità, le capacità, l'onestà soprattutto, quindi per carità, purtroppo sarà una cosa che rimane qui. Ecco, ma io ce lo vedo bene proprio come interprete di quei personaggi di una Firenze che non c'è più, che non è magari giusto rimpiangere, però è giusto guardare come insegnamento, come testimonianza dalla quale prendere spunto per operare come c'è bisogno in una città come Firenze, in un momento storico come quello che stiamo vivendo. Quindi ecco, io volevo dire due cose così per introdurre, poi magari Eugenio può approfondire qualcuno dei temi che ho buttato lì e possiamo anche parlarne insieme a voi dopo.